Un teatro dell'Aquila pieno di gente ha accolto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, arrivato a Fermo in occasione della 18ª giornata delle Marche dedicata alla sanità che cambia. Un'opportunità per individuare le soluzioni idonee a dare le risposte che i cittadini marchigiani attendono da tempo. Liste d'attesa, carenza di medici e strutture sanitarie non all'altezza sono i temi trattati nell'incontro al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Marche Acquaroli e l'assessore alla sanità Saltamartini. Il problema delle liste d'attesa è un problema annoso, come noi sappiamo. Tra le richieste che formulerò al Ministro è quello di spostare le risorse previste anche al 2023, poi c'è il tema della carenza di medici, anche sulla carenza di medici faremo delle richieste al governo precise per allungare l'età pensionabile, per allungare tutta una serie di principi che oggi vincolano la disponibilità dei sanitari. D'altra parte, se i pensionati possono lavorare nelle cooperative, penso che possa anche prevedersi la possibilità che possano lavorare il servizio pubblico. Il tema del personale è un tema conosciuto, in Italia dal 2012 in poi è stata fatta la spending review soprattutto sulla sanità, non sono stati formati i medici, noi siamo arrivati da 2 anni e stiamo gestendo con tutte le regioni italiane questo problema. Naturalmente è vero che c'è un sovraffollamento dei pronti soccorsi, ci stiamo organizzando per dare delle risposte, nei prossimi giorni concluderemo un accordo con i medici di medicina generale per far partire nelle Marche 41 case di comunità, quindi anticipiamo il programma PNRR e quindi ci sono delle cose concrete che mettiamo a disposizione dei cittadini. Penso che la sanità in questo momento sia un'emergenza e che dobbiamo dare delle risposte al personale della sanità. Li abbiamo chiamati eroi, adesso dobbiamo riconoscere anche dei trattamenti aggiuntivi. Pensiamo semplicemente al grande lavoro dei medici del pronto soccorso, non ci sono più vocazioni, nel senso che i medici non scelgono più di la specializzazione in medicina d'urgenza, dobbiamo riconoscere a questo personale i meriti che hanno acquisito in questi anni e che continuano ad acquisire ogni giorno. Per una sanità che cambia, il governo Meloni ha predisposto 2 miliardi e 150 milioni di euro in più per il 2023, 2 miliardi e 3 per il 2024 e 2 miliardi e 600 milioni per il 2025, annunciando altri ingenti fondi previsti per intervenire sui salari dei medici e il personale del pronto soccorso. Una legge di bilancio fatta in 30 giorni e con un'inversione di tendenza chiara rispetto al periodo pre-Covid, dove il sistema sanitario nazionale da tutti i governi che ci sono stati dal 2010 al 2019 è stato definanziato. Noi abbiamo messo 2 miliardi e 200 milioni in più quest'anno, è chiaro che una fetta consistente andrà per i problemi energetici, ma ovviamente abbiamo tutta l'intenzione di rivalutare la sanità, che il Covid ha dimostrato essere un punto fondamentale per la nostra nazione. Sbloccare le università a numero chiuso è stato un altro dei temi discussi sabato, per il quale è necessario una riprogrammazione in base alle esigenze del territorio nazionale. Che qua negli ultimi 10 anni la programmazione forse non è stata delle migliori, soprattutto bisogna far sì che i giovani medici capiscano l'importanza di lavorare per il sistema sanitario nazionale, renderlo più attrattivo e far sì che alcune specializzazioni che oggi non sono scelte ma sono importanti, penso all'emergenza urgenza, all'anestesia, ritrovino vocazioni.